Bentornati amici su Cine Italia, oggi ci vediamo assieme quali sono, secondo una ricerca scientifica, i 10 film horror più spaventosi di tutti i tempi. Cominciamo subito, mi raccomando lasciate un bel like, non vi costa nulla, ci aiutate tantissimo con il canale. Decimo posto nella classifica di oggi per Hush, un film veramente particolarissimo. Una scrittrice di nome Maddie, ascoltate bene, ha deciso, dopo aver perso l'udito, di andare a vivere da sola, isolata, in mezzo ai boschi. E che succede quando una donna da sola va a vivere in mezzo ai boschi senza nulla? Un uomo mascherato decide di ucciderla. A parte gli scherzi, ha degli effetti sonori da paura, ma veramente da paura. Decimo posto meritato. Nono posto per The Conjuring 2. Sto registrando l'audio senza guardare la clip perché a me il demone Valak fa veramente paura. Non c'è molto da dire su questo film, conosciutissimo. Molti di voi l'hanno visto, fatemi sapere se ha fatto tanta paura anche a voi, però vi tiro una chicca. Un vero prete è stato chiamato prima dell'inizio delle riprese per benedire il set. Chissà perché. Ottavo posto per Paranormal Activity. Qualcuno direbbe fa paura per quanto è brutto, ma in realtà dai ragazzi non è così. Film girato con un budget ristrettissimo che ha avuto un successo clamoroso. Ma allora perché si trova all'ottavo posto? Beh, semplicemente perché il livello ansiogeno di questo film è incredibile, vi tiene sempre sulle spine, poi magari cade una penna a terra senza motivo e vi cagate addosso. Settimo posto invece per It Follows, e non mi chiedete come è finito in questa classifica. Un film che dovrebbe far paura, a me fa ridere da morire. Trama. Una ragazza viene inseguita da degli spiriti che gli sono stati probabilmente passati da un ragazzo con cui ha avuto rapporti sessuali. E già qua. Che camminano, signori, lentamente. Ma se ti prendono, ti uccidono. Vi giuro su Dio che sono lentissimi, anche mia nonna scapperebbe. Ho detto tutto. Sesto posto, e torniamo ai film che fanno veramente paura, per Terrorizzati. Questo è un film che gioca con il vostro inconscio. Un film che non si vedeva da tanto tempo, fa paura e mette un'angoscia clamorosa. Non vi spoilerò niente sulla trama perché è parecchio intricata ma allo stesso tempo molto semplice. Vi posso dire però che tra scene al limite dello splatter e scene cariche di angoscia vi lascerà sicuramente nel brizzino frio anche alla fine del film. Passiamo a un altro livello di horror con il quinto posto per Hereditary. Un film che merita il quinto posto perché 1. Veramente girato bene e 2. Ti lascia addosso un grigiore veramente bruttissimo. Oltre al fatto che un film che parla di vita quotidiana c'ha quelle scene dove tutto ad un tratto vedi gente che brucia viva davanti a te, che fanno una paura, ragazzi. Niente a che vedere con il ritorno del fottutissimo demone Valak al quarto posto, che io ormai mi sogno la notte. The Conjuring 1, amici miei, è un film che non fa paura, ti fa abbondantemente cagare addosso. La seconda parte del film si affievolisce un pochino, ma la parola chiave di tutto questo film è ansia. Terzo posto per Insidious, che come se non bastasse un altro film di James Wan, rinchiudetelo cazzarola perché mi ha fatto perdere anni di vita, che dopo The Conjuring e quel capolavoro di Soul Enigmista ha cagato un altro film che fa veramente paura. Scordatevi Porcherie Sanguinarie, questo film detiene il record per il maggior numero di salti di paura dal divano. Non lo dico io, lo dice la ricerca scientifica. Secondo posto per Sinister, il film che deteneva il primato fino a poco tempo fa. La ricerca scientifica portata avanti da Broadband Choices ha dimostrato che questo film faceva mantenere i battiti medi delle persone con un cardiofrequenzimetro al polso mentre lo guardavano a circa 100 medi, con picchi di paura medi da 140 battiti al minuto, che sono tanti. Scalzato dal primo posto solo nel 2020 da un film assurdo. Ed infatti eccolo qua al primo posto, Host, girato nel 2020 durante la pandemia su Zoom. Capolavoro di inventiva, dura soltanto 54 minuti. 54 minuti, lasciatevi dire, terrificanti.
trama. C'è una specie aliena che si è impadronita dei corpi degli umani e un gruppo di ribelli si rifiuta di farsi inserire il chip e succedono cose che non hanno senso. Vi basta sapere che in 54 minuti di pellicola 10 morti. Detto questo, personalmente, per chi non l'avesse capito durante tutto il video, io lo ripeto, il film che mi ha fatto veramente paura è The Conjuring. Sarà quel demone del cazzo oppure qualcos'altro, ma fa veramente paura. Sono invece molto curioso di sapere qual è il film che a voi ha fatto paura. Scrivetemelo giù nei commenti e io vi do appuntamento alla settimana prossima con un nuovo video, sempre qui su Cine Italia. Beh, speriamo che vi siete anche divertiti. Bacioni!